Opposta in casa, un lanciano accorto e ordinato, L'Aquila ci mette un tempo per trovare le adeguate contromisure all'atteggiamento dei frentani, mandati poi KO dall'1-2 siglato da Mantini e Scipioni. Prima della partita ha premiato il centrocampista dell'Aquila Mattia Di Norcia per il raggiungimento delle 100 presenze con la casacca rossoblù. A Di Norcia consegnata una maglia celebrativa dal direttore generale Simone Bernardini. Poi spazio ai 90 minuti di gioco, il primo spunto di cronaca al settimo è di Marco Aquilana, ma sette in mezzo per Alessandro che da posizione più che favorevole mette alto. Ancora l'Aquila al 20esimo, piazzato di Massetti a centro area, svetta Sciba che di testa non trova lo specchio della porta. 8 minuti più tardi Sciba di tacco aziona la progressione centrale di Massetti, chiusa però da un tiro che si perde alto sopra la traversa. 35esimo, Alessandro verticalizza per Massetti che va via in campo aperto e poi pur marcato entra in area e conclude da posizione defilata, ma trova la risposta attenta da parte di La Cirignola. Il Lanciano si fa vedere in chiusura di frazione con la punizione di Leone che prova a sorprendere Mascolo. Il tentativo del numero 3 frentano però non va a buon fine. Ripresa a 40 secondi e l'Aquila la sblocca. Imbucata di Marchionni che premia l'inserimento di Mantini, bravo a eludere la linea difensiva frentana. Il numero 23 aquilano si presenta davanti alla Cirignola e insacca di giustezza. Dopo il gol Mantini esulta mostrando una maglia dedicata al portiere della Juniores aquilana Andrea Di Natale, infortunatosi sabato durante la rifinitura. Al quinto proteste di Marco Aquilana, falli in area, entra duro in scivolata su Marchionni, ma per Sivilli di Chieti non ci sono gli estremi per la concessione del rigore. L'Aquila comunque il 2-0 lo trova al 13esimo, angolo pennellato da Massetti dalla destra, all'altezza del secondo palo svetta Scipioni che incorna alle spalle di La Cirignola. Il centrale difensivo di casa, ex di turno, non esulta dopo la marcatura in segno di rispetto. Al 20 da segnalare la tempestiva uscita del portiere del Lanciano La Cirignola che sbarra la strada a Sciba lanciato a rete. Nel finale l'Aquila va vicino al 3-0, uscita avventata di La Cirignola, il pallone arriva al neo entrato Santirocco che tira quasi a botta sicura ma trova il salvataggio sulla linea di fall. Nient'altro da raccontare fino al triplice fischio, l'Aquila continua la sua marcia in vetta alla classifica e domenica prossima farà visita all'Angolana, il Lanciano invece riceverà il Giulianova. Sembrava una partita tutta scontata, non è così. E il modo loro di giocare credo che non ci ha fatto giocare bene il primo tempo, anche se abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio. Poi il secondo tempo siamo entrati tutt'altro piglio, proprio una squadra nettamente mentalmente diversa. Abbiamo subito chiuso la pratica, poi abbiamo amministrato, potevamo fare il terzo gol, però siamo contenti dei 3 punti, perché queste partite riservano sempre delle insidie. Anche se ieri ho detto che eravamo nettamente più forti, siamo nettamente più forti, dovevamo vincere, dovevamo mettere 3 punti in classifica, l'abbiamo fatto e siamo contenti, adesso pensiamo alla prossima. Purtroppo nella rifinitura Andrea in un contrasto di gioco ha avuto un problema allo zigomo e all'occhio, ci siamo tutti quanti preoccupati perché innanzitutto è un ragazzo per noi straordinario. Siamo stati dispiaciuti, eravamo dispiaciuti oggi e gli dedichiamo la vittoria a lui oggi a nome mio ma a nome di tutta la squadra e tutta la società. La squadra ha voluto la maglia assolutamente da mostrare a questo ragazzo, vuol dire che è un ragazzo importante per noi per quello che è e quindi gli auguriamo al più presto di tornare qui al campo. Allena una squadra veramente importante che mi segue dal primo giorno che stiamo insieme, perché poi la squadra gioca bene, mi piace, mi diverte e sono contento. Dai, andiamo avanti, non abbiamo fatto niente assolutamente, dobbiamo stare ancora concentrati, però siamo sul rettilineo finale, gli ho detto ai ragazzi, noi siamo a vedere l'arrivo, lontano, è ancora lontano ma lo iniziamo a vedere. Sicuramente non era oggi il campo dove venire a prendere punti, e per questo bisogna ripartire sì, dal primo tempo, migliorare un po' in fase di possesso, perché secondo me c'erano degli spazi che non abbiamo sfruttato bene, però oggi ai ragazzi veramente posso dire, non posso dire nulla, anzi devo fargli i complimenti. Gli obiettivi è provare a centrare questa salvezza, adesso sta diventando sempre più difficile. Spiace, perché comunque una squadra che mantiene, come detto tu, un primo tempo così, i 13 minuti in serie del secondo tempo sono stati dettati da una palla in uscita nostra orizzontale persa, quindi ce lo siamo fatti anche un po' da soli il gol, altrimenti non so come sarebbe potuta finire, quindi
Io sono rammaricato, mi spiace perché pensavo e si poteva e si doveva fare qualcosa in più. Adesso ci rimbocchiamo le maniche, proviamo a continuare a lavorare e vediamo se riusciamo in questa impresa. C'è da dire che adesso abbiamo altre due sfide importanti, Giulianova e Torrese, quindi non è facile, onestamente non è facile, non è un organico lungo, però con me questi ragazzi veramente si impegnano, come avete visto, comunque è una squadra che uno che non ci segue potrebbe pensare che non è una squadra viva, invece noi ogni domenica siamo presenti in campo, ci siamo, però per tante dinamiche poi i risultati non arrivano, ma sicuramente non era oggi da ottenere il risultato.